Ciao a tutti e bentornati nel canale YouTube di Netbook News di PC.it. Questa è la video recensione per l'ultimo 10 pollici Asus, che è l'EPC 1015P. Il netbook è disponibile in Italia per 349 € da qualche settimana, in diverse colorazioni, compresa questa rossa. La scheda tecnica prevede un processore Atom N450 a 1,66 GHz, lo schermo da 10 pollici con risoluzione di 1024x600 pixel, Windows 7 Starter e un disco da 250 GB. Nella scheda tecnica anche tre porte USB, un'uscita VGA per collegare un monitor esterno ed un card reader, un lettore di schede multiformato. Sul retro uno sportellino permette di accedere alla memoria RAM, che preinstallata è pari a 1 giga, ma si può arrivare massimo a 2, e dalla batteria, che è un modello da 6 celle e 4400 mAh. Per Asus buona per almeno 10 ore di autonomia. Per i test che ho svolto io, che vedremo poi nel dettaglio nell'articolo allegato a questo video, si va dalle 6 alle 8 ore di autonomia a seconda del contesto, a seconda dell'utilizzo. In primis lo schermo, che torna ad essere un modello opaco dopo diverso tempo, era un po' che non si vedevano Asus con questo tipo di display. Questo va a tutto vantaggio dell'autonomia, perché è possibile utilizzarlo con luminosità al minimo e avere comunque un'ottima visibilità, sia a vantaggio dell'usabilità all'esterno, in condizioni di luce poco favorevole, come potrebbe essere ad esempio in un parco o in una condizione con una forte luce sopra di noi. Il display, questo tipo di display, questo nuovo display, è uno dei punti forti di questo EPC 1015P. Altra novità è il nuovo touchpad, che è più grande rispetto ai modelli precedenti. Asus ha alzato la posizione della tastiera, che resta comunque una tastiera ad isola di qualche centimetro, e ha utilizzato lo spazio restante per dare una superficie del touchpad più ampia rispetto, credo, a quasi tutti i netbook in commercio, se non a tutti. Il bottone è un tasto unico che risponde alle sollecitazioni destra e sinistra, e la superficie è fabbricata con lo stesso materiale del palm rest, del poggiapolsi. Il tutto si traduce in una migliore resa durante la digitazione, perché si riesce ad appoggiare veramente il polso e a raggiungere i tasti più alti senza particolari sforzi. Questa condizione è resa possibile anche da un'altra novità, che è sempre estetica, ma è una cosa che riguarda molto più la progettazione ed il design. Praticamente è il rialzo, cioè i 3 o 4 mm in più che il poggiapolsi ha rispetto alla superficie che ospita la tastiera, il che rende possibile al netbook chiuso di avere il lid che non poggia sui tasti, ma poggia direttamente sul palm rest. Altra caratteristica da segnalare e novità per quel che riguarda il settore netbook è l'otturatore, la tendina che copre praticamente la lente, l'obiettivo della webcam di sistema, assicurando una maggiore privacy. Praticamente evita che qualsiasi programma, virus o malware che sia, riesca ad accedere ad attivare la webcam senza il nostro consenso. Il sistema operativo preinstallato è Windows 7 Starter, che come al solito viene fornito assieme a tutta una serie di software, shareware o comunque versioni di valutazione di programmi che poi andranno acquistati una volta scaduto il periodo di prova. L'interessante c'è la nuova docking, che racchiude alcune novità. Ci sono dei nuovi programmi, alcuni sono stati rinominati, e comunque c'è stata una svolta cloud a tutto, quindi servizi, fruizione di giochi, dei 500 giga di spazio web, musica e altro attraverso i server cloud di Asus. Questa è la prima volta che si vedono questo tipo di sistemi negli EPC, e credo che ci sarà un grande sviluppo da qui ai prossimi mesi. Presenti anche i tools per aggiornare e mantenere aggiornato il sistema, i driver, il BIOS e le utility che permettono di cambiare lo sfondo a Windows 7 Starter, visto che di default Microsoft non lo permette. Queste sono delle applicazioni che ovviamente possono essere disinstallate senza problemi, ma che consiglio di tenere perché risultano estremamente utili ai fini della manutenzione e all'aggiornamento del sistema operativo. All'avvio si può anche scegliere se avviare il sistema operativo Instant On Express Gate, giunto in questo nuovo EPC alla nuova versione 2.0. Praticamente premendo questo tasto e non il classico tasto di accensione, si avvia appunto il sistema Express Gate, che come vedrete apparirà in pochissimi istanti. Eccolo qua. Questa è una nuova versione chiamata Express Gate Cloud, che racchiude nuovi programmi, nuove funzionalità, molta più possibilità di personalizzazione rispetto
alla versione precedente, alcuni giochi, Skype e anche la suite Trend Micro per la sicurezza della navigazione. È una novità rispetto ai modelli precedenti, è una nuova interfaccia sicuramente più curata. Non è ancora perfetta, nel senso che ci sono ancora alcuni problemi che secondo me potevano essere risolti o comunque magari saranno risolti con un futuro aggiornamento. Resta il fatto che si tratta di un'opzione in più, di una caratteristica in più rispetto a molti altri modelli rivali, che può risultare comoda quando si va di fretta, ad esempio, e si è dimenticato di controllare una mail o guardare un sito web. Ecco. Non c'è bisogno di aspettare l'avvio del sistema operativo, ma una volta terminato si può o spegnere, arrestare il sistema, oppure passare a avviare a Windows. Come detto prima, ho fatto dei test sull'autonomia utilizzando un software che apre e chiude delle pagine web fino all'esaurirsi della carica. Qua fondamentale è la luminosità dello schermo, con luminosità al massimo, senza nessuna opzione per l'ottimizzazione energetica del processore attraverso il software apposito. E sfruttando la rete Wi-Fi, il 1015p ha ottenuto un'autonomia di 5 ore e 45 minuti, che credo che sia il minimo possibile con questo tipo di configurazione e questo tipo di batteria. Abbassando la luminosità dello schermo e utilizzando il software per regolare la velocità del processore, praticamente impostando su automatico il software apposito preinstallato, ho raggiunto sempre durante la navigazione web e sfruttando sempre il solito programma che apre e chiude Firefox, ho raggiunto le 7 ore e 58 minuti, quindi praticamente 8 ore di autonomia. Direi che quindi un'autonomia che va dalle 5 ore e mezza alle 8 ore di navigazione web, di vera navigazione web fatta attraverso la scheda di rete Wi-Fi, è una stima più che realistica sulle potenzialità di questo netbook. Dal punto di vista prestazionale non ci sono grandi novità rispetto ai modelli precedenti. Il processore è il solito Atom N450 a 1,66 GHz, che permette di navigare sul web e scrivere documenti, ascoltare musica anche abbastanza facilmente, ma non è un granché quando si va sul multimediale. Questo IPC 1015p, ad esempio, non riesce a visualizzare i filmati HD su siti come YouTube o Vimeo, giusto per fare un esempio, e non riesce ad andare oltre 720p per i contenuti in alta risoluzione locali, praticamente per i film DVX e gli AVI e via dicendo. Questo nonostante un disco che è il più veloce montato escluso quello dell'S101, il disco SSD dell'S101, questo è il secondo disco più veloce montato negli IPC di Asus, un bel po' più veloce anche di quelli della concorrenza. A tutti coloro che desiderano fare un po' di multitasking, che hanno bisogno di aprire più programmi contemporaneamente con questo computer, consiglio caldamente di aggiornare la RAM, di portare la memoria RAM a 2 giga, e di disabilitare qualche effetto grafico di Windows. In questo modo si riesce ad avere un sistema decisamente più reattivo, soprattutto quando è sotto stress. Bene, siamo arrivati ai pregi e ai difetti di questo IPC 1015p. Tra i pregi sicuramente lo schermo opaco, che permette un'ottima visibilità anche con luminosità al minimo. Ecco, in questo caso ha tutto vantaggio dell'autonomia di sistema. Si può lavorare anche con questa impostazione, soprattutto quando magari la sera, quando in aree non troppo illuminate. Ottimo anche il touchpad, più grande, quindi si riescono a fare le funzionalità multitouch, lo scrolling a due dita, ad esempio, in maniera molto più semplice di quanto si riusciva a fare precedentemente, perché c'è proprio più spazio per la superficie, più spazio utile. Buona anche la tastiera, che è una via di mezzo tra quella del 1005p e quella del 1008p, quindi non stabile come le migliori. Ci sono dei modelli che hanno una tastiera forse più resistente, ma comunque solida, che non flette assolutamente neanche al centro e con una buona risposta dei tasti. Mi è piaciuta anche la finitura opaca, che non trattiene le impronte digitali e ripetuta anche sul fondo. Le plastiche anche sul fondo non sono lucide, sono leggermente in rilievo. Di contro mi è piaciuto poco il riscaldamento eccessivo, secondo me, che si ha nella parte centrale del netbook sul fondo, soprattutto quando si usa il computer dopo per un'ora, 2 ore e si tiene il computer sulle gambe, può dare un po' fastidio.
l'altro aspetto che mi ha poco convinto, ma che ahimè non è proprio è un problema più comune, un discorso più ampio legato all'intero settore netbook, sono le prestazioni, visto che ormai sia il processore Atom N450 è in giro da diversi mesi, le prestazioni sono sempre quelle, quindi non c'è stato un grande miglioramento rispetto all'Atom N270 del 2009 e della fine del 2008, quindi magari sarebbe il caso di aggiornare il processore e passare allo stato successivo, magari garantendo anche un minimo di multimedialità, dato che ormai andare su YouTube e non poter visualizzare un video HD può essere una cosa un po' penalizzante. Per tutti gli altri dettagli, compresi i benchmark, i test approfonditi e alcune considerazioni che non ho detto qua in video, vi consiglio di leggere l'articolo, la recensione completa che trovate su epc.it.